i top e i flop dell'ottava giornata del campionato della Serie A. La Juve merita 10, 47 risultati utili consecutivi in campionato. Una vittoria sul Napoli che ne consolida il primato, consentendole di staccare di 3 punti i partenopei, nel nome di Cáceres e di Pogba, un 19enne di cui sentiremo parlare a lungo. Una giornata davvero splendida per i campioni d'Italia. 9 all'Inter di Cassano, 5 gol nell'arco delle prime 8 gare di campionato, quarta vittoria consecutiva in campionato, i successi di fila diventano 5 contemplando anche quello in Europa League, Stramaccioni che ha varato il tridente con Milito, Palacio e Cassano ed è stato ripagato. 9 alla Lazio di Petkovic con Klose, neo capocannoniere del campionato con 6 gol in condominio con Cavani, una Lazio che ha in Hernanes e in Candreva i suoi punti di forza, una Lazio che ha ottenuto la nona vittoria nell'arco di 12 gare ufficiali tra campionato ed Europa League, una Lazio che continua a crescere. 8 alla Roma di Zeman che va sotto di 2 gol a Marassi contro il Genoa nel primo quarto d'ora, ma Totti suona la rimonta, firma il gol numero 217 in Serie A che gli consente di insarsi al terzo posto nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi dietro Piola e Nordal, una Roma che in Osvaldo ha un bomber micidiale. Ha sempre segnato in tutte le gare di campionato in cui ha giocato, 5 reti in 4 incontri, 8 reti in 6 incontri, comprendendo anche quelli con la nazionale. Una Roma che, se segue Zeman, si divertirà. 8 al pubblico di Bergamo che ha festeggiato nel migliore dei modi i 105 anni dell'Atalanta, trascinando letteralmente la formazione di Colantuono, che ha giocato male, ad una vittoria molto importante sul Siena, diretto concorrente nella lotta per la salvezza. Cigarini e Bonaventura hanno sigillato il successo davanti a quasi 25.000 spettatori entusiasti. La conferma che l'Atalanta ha il 12° uomo e il suo pubblico. I flop, arbitri 5, Catania, Samp e Fiorentina si lamentano e ne hanno ben donde degli errori commessi dai direttori di gara, che non possono che migliorare considerato lo stato di forma precaria di buona parte degli uomini di Brasti. 5 al Napoli che ha tenuto in panchina per troppo tempo Insigne a Torino e ha pagato dazio alla mancanza di fantasia di un attacco dove Cavani si è ritrovato troppo solo perché Pandev non gli ha mai fornito il sostegno e la sussistenza e l'assistenza di cui l'uruguaiano avrebbe avuto bisogno. 3 al Milan che ha perso la quinta partita in campionato su 8 gare disputate, che non partiva così male in Serie A addirittura da 70 anni. Galliani ha mandato in ritiro punitivo la squadra, ma è Berlusconi che merita 1 per il suo silenzio assordante e per avere insieme con il vicepresidente vicario in estate deciso di smantellare una squadra che è infinitamente più debole rispetto a quella che ha visto il congelo dei veterani e l'eccessione di Thiago Silva e di Ibrahimovic. Si parla molto della posizione di Allegri, ma è evidente che l'allenatore sia il meno responsabile di questa situazione. 0 ai barbari che a Livorno hanno intonato cori di insulti contro Pier Mario Morosini. Come diceva George Bernard Shaw, più conosco gli uomini, più apprezzo gli animali.